Fatima, ci sei? Eccoci. Salve a tutti, siamo in diretta sul profilo Instagram di Corriere Univ, sono in compagnia della professoressa Fatima Longo, orientatrice d'Italia Education e della Sapienza, e abbiamo fatto questa diretta, insomma, domenicale perché venerdì è uscito il decreto per il nuovo test d'ingresso per medicina. E dato che sono cambiate alcune cose rispetto, insomma, a quanto era trapelato e era stato detto dei mesi scorsi, vogliamo un attimo fare il punto, perché ci sono alcune cose che sono cambiate, altre invece sono state confermate. E lascio la parola alla professoressa Longo che magari spiegherà, insomma, cosa è cambiato rispetto alle informazioni che avevamo fino a qualche settimana fa. Allora, ragazzi, intanto un saluto a tutti e mi avevate chiesto di fare un pochino il punto della situazione e quindi leggendo il decreto vorrei darvi, diciamo, alcuni consigli. Allora, avete visto, ci si aspettava molta logica, era stato detto anche a volte in precedenti, avrete sentito non solo me, ma insomma in precedenti interviste si era detto che doveva aumentare la logica, si era detto che veniva tolta la cultura generale e questo così è stato, ma forse rimaneva un po' di cittadinanza. Invece, devo dire un colpo di scena che però credo che vada a vostro vantaggio. Abbiamo quattro quesiti di logica verbale e logica verbale. Intendiamo comprensione del testo. Poi abbiamo 5 quesiti di logica matematica, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di matematica e fisica. E la prova è sempre in 100 minuti, la prova è sempre 60 quesiti, il punteggio è sempre lo stesso, avete 1,5 per una prova, diciamo, quando fate un quesito corretto, meno 0,4 la penalità e 0 se non date risposta. Allora, qual è il mio consiglio? Qual è la cosa buona che io leggo da questo decreto? La cosa buona è che potete concentrare tutto il vostro studio su chimica e biologia. Perché? Allora, matematica e fisica è vero che l'hanno aumentata e che sono 13 quesiti. Quindi il mio consiglio è chi viene da uno scientifico sicuramente in questo caso si trova avvantaggiato. Però è chiaro che chi viene dal classico adesso non può pensare in 2 mesi di fare tutto lo scibile della matematica. Al massimo vi posso dare un consiglio, un bel formulario di chimica, scusate, di fisica. E cercare di memorizzare quelle che sono le formule più importanti per poter risolvere almeno i quesiti più semplici. Così qualche quesito tra una matematica di base, una fisica semplice potete risolverlo. Però la cosa che dovete, diciamo che è importante, non disperdere le energie. Perché il pacchetto chimica-biologia, lo vedete, 23 e 15, se voi moltiplicate per 1,5, vi porta già a 57 punti. E sappiamo bene che con 57 punti, almeno negli ultimi anni, si è sicuramente dentro. Sono anni che si entra con punteggi 38, 39, 40, 42, ma insomma non 57. Ora però vi do un consiglio. La chimica da un lato a volte per alcuni è un pochino ostica perché è stata fatta male alle superiori. La biologia viene sottovalutata. Quindi molti sicuramente pensano, beh, adesso io mi metto lì, luglio-agosto, full immersion di biologia e vado. Ragazzi, non è la biologia che fate a scuola, nel senso che vi viene presentata in modo totalmente diverso. Noi quando andiamo a scuola, faccio un esempio, impariamo la mitosi, la meiosi, impariamo le fasi, la studiamo in un modo molto descrittivo. Il quiz mette a nudo la verità, cioè se io veramente ho capito. Vi possono dare un grafico da interpretare, come è uscito l'altro anno quel grafico che era sulla fotosintesi,
vi possono dare diciamo, degli piccoli esperimenti che dovete osservare, quindi state attenti. Oppure, non so, invece di dire come avviene la duplicazione del DNA, vi chiedono di polimerizzare un filamento, quindi vanno a assaggiare più che la conoscenza in modo descrittivo, proprio la competenza, cioè l'applicazione di quello che voi avete studiato, cosa che a scuola non si fa perché spesso si ripete la lezione al professore. Allora, vi do un consiglio, cominciate a studiare subito biologia. Studiate subito anche anatomia perché avete bisogno di farlo almeno 2 volte perché è piena di nomi. Quindi iniziate immediatamente, adesso appena finite l'esame di Stato, che ormai insomma mancano solo gli orali, chi più chi meno avete già le date, quindi sapete quando potete cominciare. Non riducete lo studio ad agosto. E poi la seconda cosa, non fate che vi dedicate solo alla teoria dicendo studio, 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 poi ad agosto faccio i quiz. No, subito in parallelo abbiamo 2 mesi, subito i quiz. Per esempio, noi in Sapienza facciamo un corso di preparazione. Quest'anno, per il primo anno, abbiamo pensato di iniziarlo anche adesso da metà luglio, proprio per loro. La rettrice ha dato a disposizione molti tutor, borsisti di medicina e studenti di medicina al quinto, sesto anno, quindi con una certa esperienza, e poi selezionati proprio in modo con borse di studio meritocratico, quindi con voti alti nelle varie discipline. E questi ragazzi faranno da tutor, quindi apriremo degli sportelli, un tutoraggio. E voi dovete chiedere, 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 cioè tutti i quiz che non vi vengono dovete assolutamente interagire e chiedere. Quindi la cosa importante è questa, non solo studio, ma sicuramente un approccio più pratico possibile. E uno studio concentrato sulla chimica e la biologia. La logica ne avete fatta tanta, io credo che la comprensione del testo, 4 domande, sia chi fa il classico, lo scientifico, il linguistico, scienze umane, è praticamente la prova di italiano dell'esame di Stato, si basa anche su un'analisi del testo, su una comprensione del testo, quindi non credo che possiate avere grandi difficoltà. Invece, penso che sia importante dedicarsi a chimica e biologia. Avete fatto sicuramente tanta logica matematica, ragionamento logico, anche per affrontare i test di marzo delle private. Adesso è il momento di curare i saperi scientifici. Allora, la matematica chi la sa, la fisica fatevi un bel formulario con tutto quello che diciamo vi può aiutare a risolvere anche qualche quesito che fa la differenza. Ma non potete adesso, se non avete mai fatto fisica, pensare per 6 domande, massimo 7, perché sono 13, ora sono dispari, quindi non sapremo dove penderà la bilancia, se più sulla matematica o più sulla fisica. Anche matematica potrebbero essere domande di logica matematica, in quel caso un pochettino già siete avvantaggiati perché l'avete già diciamo fatta a livello di preparazione. Quindi a mio avviso in questa fase finale tanta pratica, tanti esercizi, calare la biologia, prestargli attenzione, oltre che alla chimica, fare problemini, fare esercizi, ma fate uno studio che parta dal quiz, non lo studio teorico che poi volete riportare nella pratica. Partite dal quiz, non mi ricordo questa cosa, me la vado a ristudiare, me la vado a vedere, mi vado a vedere le immagini, mi vado a vedere perché è così e non è in un altro modo. Quindi cercate il più possibile di fare questo lavoro, che è Cioè, fondamentale ed è quello che dovete imparare. stai chiedendo in diretta dove potrebbe essere meglio studiare per questi ultimi mesi. Chiedono Non ho capito, scusami. dove potrebbe essere meglio studiare, se Alfa Test, cosa Qui consiglia fai una meglio? domanda un po' sui generis, perché io sono l'autrice del test Unitutor Zanichelli. Quindi, allora, è chiaro che
Io l'ho scritto quel testo, quindi insieme al professor Iannucci, quindi è chiaro che, diciamo, il mio testo mi piace, no? È un testo adesso vi dico una rosa perché, allora, secondo me non c'è un testo. Quando anche si prepara un concorso, non si compra un testo. E secondo me è anche deleterio comprare quei pacchi incellofanati dove dice prendo tutto insieme. Perché è come quando si va al supermercato che si comprano tre detersivi insieme, uno è buono e gli altri due li mettono lì per marketing. Allora, a mio avviso c'è il meglio, ogni casa editrice ha un punto di forza. Allora, sicuramente Alfa Tesse e molti libri buonissimi secondo me sono sulla logica. Sicuramente Zanichelli nasce come casa editrice. Lo sappiamo dei libri scolastici, dove chimica, biologia, matematica, fisica hanno dei testi come la Maldi, Bergamini, Sadava, quindi sicuramente su quella parte sono forti a livello, adesso al di là che io ho scritto la parte, però dietro c'è la casa editrice con le immagini, le figure, la struttura, no? Quindi sicuramente quella parte lì, come teoria è buona. C'è un testo molto buono a mio avviso. E non sono di parte assolutamente perché non l'ho scritto io, che è Art Quiz. Ecco, per esempio, quello per i quiz supera altri testi che ci sono. Poi c'è la Edises, che è un altro testo molto buono e che a me piace molto. Quindi, come vedete, c'è un po' una rosa. Allora, il mio consiglio è uno buono per la teoria. Uno buono per gli esercizi, Arte Quiz fa sia gli esercizi messi in ordine di argomento, sia molte simulazioni. E c'è il libretto delle simulazioni dei test buster che è anche buono. Quindi, secondo me, ce ne sono tanti dove ogni chiamiamola casa editrice, ha il suo punto di forza. Questo, secondo me, è importante. Quindi il mio consiglio è di andare in una libreria o anche sul web, su Amazon, questi posti dove si possono sfogliare, dargli un'occhiata. Vi faccio un esempio. Io ho scritto il mio testo, Looney Tutor, con un'idea precisa, quella di studiare con le immagini, quindi una sorta di visual learning, ok? Però un ragazzo che casomai questo metodo di studio non gli piace può preferire il libro della Edises che invece è scritto più a manuale. E questa è una cosa molto personale. E io nella mia vita ho sempre sfruttato la memoria visiva. Casomai c'è un'altra persona che invece ha bisogno di tutto scritto. E questo mi è stato anche a volte detto quando nei convegni, così alcuni mi dicevano no, è troppo sintetico, oppure invece alcuni mi dicevano no, mi piace tanto. Quindi per questo dico è molto personale. Io consiglio sempre di andare in libreria e sfogliarli. E poi, non so, Looney Tutor c'ha una parte di quiz per capire, ma non è Arte Quiz che c'ha un testo di 13.500 quiz. Quindi è chiaro che poi va supportato con un altro testo, capito? Per questo credo che sia bene prendere una rosa di libri, non un testo. Cioè, io stessa nel file di Sapienza metto testi consigliati e ne ho consigliati diversi. Comunque, le più comuni sono Edises, Alfa Test e appunto Zanichelli, questi sono i più venduti, le simulazioni poi anche dei test buster, questi sono i più comuni. C'è chi chiede se può chiarire il punto A riguardante l'articolo 13 quando dice nuove modalità e contenuti del decreto. Cioè Penso che parli. l'allegato A dei contenuti? Sì. Allora, l'allegato A del decreto deve diventare la vostra Bibbia. Quindi vi do un consiglio, non andate sui social di qualunque tipo che dicono fai più genetica, fai meno anatomia, fai più chimica organica o cose di questo genere, questa è la torta perché suscita più queste domande. Non fate questo studio a macchia di leopardo come si fa a scuola, perché può essere deleterio. Questo è un concorso a tutti gli effetti. Prendete
Prendete l'allegato A appunto del decreto, io l'ho letto e ho visto che i punti sono più o meno, almeno per biologia, chimica, poi vabbè, ragionamento logico, lì comprensione, insomma, dicono le cose che, generali, indicazioni generali, però gli argomenti sono quelli, sono confermati. E prendete e fate argomento su argomento, quindi ogni cosa che è scritto nell'allegato A la dovete ritrovare sul testo che avete deciso di adottare e saperla. Quindi mi raccomando, il programma va scaricato e seguito alla lettera, depennando ogni argomento quando l'avete fatto. Questo è importante. E invece per chi magari non riuscirà a superare il test quest'anno, chi vorrà provarlo il prossimo Allora, anno, non ci cosa sono cambierà? grossi problemi. Allora, di questo proprio, per esempio, in Sapienza ne abbiamo grande esperienza. Allora, fate come piano B il Talk B e il Talk F. Talk B vi permette di entrare sia a biologia che a biotecnologie, in base ai punteggi che fate. Mi raccomando, dopo che avete fatto i talk, ricordatevi, adesso a luglio usciranno i bandi. Avremo il 14 luglio, porte aperte in Sapienza, dove venite proprio in Sapienza, chi chiaramente di Roma, chi può, venite perché daranno i bandi e vi spiegheranno tutto, ci sono i borsisti, quindi quest'anno si torna in presenza, cercate di vivere l'università il più possibile, non solo da casa. Talk B e Talk F bisogna farlo sul sito CISIA online. Dopo che l'avete fatto avete un punteggio. Con questo punteggio vi mettete in graduatoria leggendo il bando che è uscito, pagando tipo un 10 euro. Vi potete mettere in graduatoria ovunque, quindi pure a Camerino, a Tor Vergata, a Sapienza, a Padova, dove volete. Dopodiché, Talk F, farmacia, scienze farmaceutiche applicate, CTF, quindi avete diverse opzioni anche qui in questo. Con questi due potete entrare nei famosi piani B, dare tutti gli esami e avere due opzioni. Io conosco ragazzi che sono stati sulla graduatoria dell'altro anno, che sta ancora scorrendo, ancora ci sono posti disponibili dell'altro anno, sia odontoiatria. Sono stati ripescati. Una persona che conosco adesso è stata ripescata odontoiatria con un punteggio di 29. Che cosa vuol dire? Se questa persona fosse stata ferma, adesso avrebbe buttato un anno, perché è stata chiamata da settembre, quasi un anno dopo, a maggio. Lei ha dato invece, in questi piani B, ha dato esami, ha dato biologia, ha dato chimica. Oggi si ritrova che entra, perché è stata ripescata. Una volta che è entrata, gli convalidano gli esami, al massimo se deve fare qualche piccola integrazione, quello non è un problema. Viene e tutto questo gli vale e va poi diretto al secondo anno e si rimette in pari con i suoi compagni senza aver perso nulla. Quindi questi talk, idem, se ipotesi non entrate, rifate il test il prossimo anno, poi andate direttamente al secondo anno. Dicono che l'entrata al secondo anno, ed è vero, ti toglie 3 punti sulla laurea, ma ti toglie 3 punti per il 110 lode se tu non hai una media del 28-29. Se tu arrivi al 110 lode già con la tua media, non ti toglie niente. Conosco tanti ragazzi che sono entrati al secondo anno, anche i nostri borsisti spesso lo hanno detto, sono entrati al secondo anno, sono andati benissimo, hanno ripreso gli esami, si sono laureati in tempo, hanno avuto 110 lode, oggi fanno la specializzazione e sono felici e contenti. Quindi a volte vi posso dire che sono anche i migliori perché sono veramente convinti della scelta che hanno fatto. Sofia chiedeva se ci sono delle date, cioè dei talk, comunque quando si potranno Allora, i fare. talk dovete andare sul sito CISIA, registrarvi, ci sono già le date, prenotatele al più presto perché poi si riempiono. Potete prenotarvi non solo a Roma, ma ovunque, perché il talk è come prendere una certificazione tipo il B2 d'inglese. Poi io quella certificazione me la metto nel curriculum per i vari concorsi. È la stessa cosa, quindi voi potete anche prenotarvi al talk di Milano. Si fa da casa, pagate, se non sbaglio, 30 euro, si fa da casa. E appena avete questo pezzo di carta con questo voto, chiaramente se fate un voto basso potete ripeterlo, a quel punto non ci sono problemi. Diventerà anche medicina talk dal prossimo anno, però a medicina sarà un talk un pochino particolare, quindi io questo
parlerei una volta più in là quando anche il governo ha le idee chiare. Insomma, secondo me è inutile mettere troppa carne sul fuoco. Una cosa vi voglio dire, in settimana su Instagram, su Orientamento in Rete questa volta, vi farò un piccolo video, una piccola diretta con un video di come dovete fare l'iscrizione, perché dal 4 luglio apre Universitali. Dal 4 luglio dovete mettere tutte le scelte, mettete tutta Italia, come volete, cioè non c'è una preferenza, volete andare a Firenze, mettete Firenze, volete venire a Roma, mettete Roma, quindi come volete. A questo punto vi faremo un piccolo, proprio come abbiamo fatto l'altro anno, dove vi riprenderò proprio il computer e vi dirò devi entrare qui, devi fare questo. Così avete modo di capire bene il 4 luglio, diciamo cosa dovete fare. È inutile angosciarsi prima del tempo. Oggi vi volevo dire queste cose più didattiche, perché secondo me è importante adesso affrontare lo studio. La parte burocratica, che anch'essa è importante, mi raccomando, avete dal 4 luglio fino più o meno al 22 luglio, quindi attenzione a non ridurvi all'ultimo giorno, perché Universitali va fatto subito. Dopodiché dovete pagare all'Ateneo che avete scelto dove fare la prova in presenza e non andate a ridurvi a pagare gli ultimi giorni, perché spesso, parlo di Sapienza, InfoStud si impalla e non funziona la carta di credito, non riuscite a pagare e gli scatta il panico. Quindi per favore queste cose amministrative facciamole per tempo, perché verso il 20 luglio tutti si scateneranno e qualcuno purtroppo, ahimè, ogni tanto rimane fuori. Quindi poi butta un anno perché non può fare il concorso. Quindi per favore cercate il più possibile diciamo Allora, di fare le cose per tempo. Però in settimana adesso vi manderò poi, vi diremo quando e vi facciamo queste istruzioni, ve le lasciamo registrate. c'è Arianna che chiede, ma se l'immatricolazione dei corsi di biologia scadono prima dell'uscita dei risultati del test di medicina, come si può fare per non perdere l'anno? Non ho capito se. Se l'immatricolazione dei corsi di biologia scadono prima dell'uscita dei risultati del test di medicina, Importa, è quello che non dicevo, tu ti importa. iscrivi a biologia, frequenti biologia, quando arriva fai il passaggio, addirittura il passaggio è gratuito. Fai il passaggio e le segreterie ti convalidano quello che hai fatto. Allora, c'è ancora chi chiede, insomma, se si possono avere spiegazioni sull'articolo 13 del decreto ministeriale riguardo sempre modalità e contenuti. L'abbiamo Allora, vediamo un attimo. Allora, anticipato le date le un po', però. sapete, 6 settembre, medicina. 8 settembre veterinaria, poi il 13 settembre avete in lingua inglese, ma stiamo aspettando ancora il decreto con i particolari, e il 15 settembre invece professioni sanitarie che vi ricordo non è come medicina, il programma è lo stesso, gli argomenti sono gli stessi, l'allegato è lo stesso, la modalità è lo stesso, ma mentre medicina, odontoiatria veterinaria è un'unica prova per tutta Italia ed è la stessa per tutta Italia, professioni sanitarie la data è la stessa, l'ora è lo stesso, ma ogni Ateneo dà una prova diversa, questa è l'unica differenza. Vediamo questo articolo 13. Allora, È Aurora che chiede se chi è al quarto anno, se ci sono delle possibilità di fare il test. il test uno lo può fare. Ma chiaramente non può vincere, cioè lo può fare come prova, si iscrive, si siede, lo fa, vede che punteggio fa e torna a casa contento. Cioè, se Chiaramente ho se passato vince deve dal quarto rinunciare, anno, ma a esatto. volte farlo può servire per capire a che punto si è del cammino, per vedere l'abilità. A meno che qualcuno non abbia fatto, insomma, Sì. 4 anni al liceo, allora in quel caso, però insomma stiamo parlando di un evento abbastanza Allora, particolare. l'articolo 13, però, che io adesso ho qui davanti a me con il decreto, parla di nuove modalità e contenuti per 2023-24, 24-25, di un successivo decreto. Sì. Allora,
Aurora specifica nella parte in cui c'è scritto l'accumulo del punteggio, se si potrebbe spiegare, insomma, chiarire questo aspetto. Allora, qua dice, allora questo è quello del prossimo anno, no? Cioè che i ragazzi di quarto già lo potranno fare. Attenzione, può essere fatto 2 volte all'anno per un totale di 4 volte. Se lo fate più di 4 volte, a quel punto non è... Questo però è quello del prossimo anno, insomma, non il test di Sì, però settembre. questo è l'articolo 13, ce l'ho Sì, davanti. l'articolo riguarda quello. Parlavano dell'accumulo riguardante evidentemente, insomma, i talk. Ma i talk non c'è l'accumulo di punteggio, cioè tu lo puoi rifare e poi ti tieni il punteggio migliore. Esatto. Non è che si accumulano i punti, oggi faccio 20, domani faccio 30, arrivo a 50. Tu lo rifai e tieni il punteggio migliore. Per il talk B e il talk F lo puoi fare quante volte? Dal prossimo anno che medicina diventa talk, lo possono fare 2 volte l'anno, già dal quarto anno, quindi senza avere l'esame di Stato. Come si fa anche per ingegneria, però lo possono fare al massimo 4 volte. Cioè, la cosa che è diversa dagli altri talk, mentre in biologia tu lo puoi fare pure 20 volte, medicina andrà fatta 4 volte nella vita. Dopo 4 volte non diventerai medico. Questa è diciamo, è la cosa che al momento è stata detta. Però io per queste cose degli anni futuri aspetterei Perché potrebbero esserci dei decreti di precisazione, non, cioè questo non Ma è lo stato stesso articolo detto. 13 qua dice con successivo decreto, quindi ne stanno Esatto. ancora discutendo. Esatto. Non Poi andrei in angoscia su queste sì, cose. Adesso insomma, penserei ma all'oggi. Vedete che già a volte abbiamo detto, casomai prevediamo che esca questo, e poi è cambiato. Quindi andiamo bisogna step by andare step. insomma, per gradi e aspettare Sì. quanto scritto Leggo una precisamente. ragazza che mi chiede scienze infermieristiche. Allora, tutte queste scienze infermieristiche, dietologia, fisioterapia, terapia occupazionale, tecnico radiologo, sono tutte professioni sanitarie. Quindi vale tutto quello che ho detto per medicina, l'allegato A con i programmi è lo stesso, i libri sono gli stessi, le case editrici uguali, le domande, la suddivisione è la stessa. L'unica cosa che cambia è che il giorno in cui è uguale per tutta Italia, abbiamo detto il 15 settembre, l'unica cosa che cambia è che quando vi andrete a sedere il 15 settembre, se vi sedete ipotesi a Tor Vergata avrete una prova, se vi sedete a Sapienza ne avrete un'altra, se vi sedete a Firenze un'altra ancora. Questa è l'unica cosa, mentre per medicina ovunque andrete la prova sarà la stessa. Questa è l'unica differenza, però il tipo di studio è uguale. 4 volte nella vita, ragazzi, 4 volte per tutti, sia che voi lo facciate dal quarto che lo facciate dal quinto. Non, per adesso non è stata specificata una differenza simile, quindi diamo per scontato, insomma, che siano Sì, però 4 volte ripeto, per questa tutti. cosa del talk di medicina io aspetterei, non mi sento ancora. E c'è chi chiede se si può passare Allora, da da biotecnologia. biotecnologia a medicina in inglese e lì bisogna vedere le convalide. Tutto si può fare, però la convalida non potete avere la risposta oggi perché nel momento che voi fate la domanda all'Ateneo ci sarà una commissione che si riunisce in base ai voti, in base ai programmi, in base a tutto, decide quale esame viene convalidato e quale no. Invece c'è chi chiedeva se ci potrebbe, possa essere un passaggio tra i corsi di medicina in inglese e in italiano, passaggio da uno Per questo all'altro. dicevo, bisogna vedere poi le convalidi degli esami E come. molti stanno chiedendo se per l'IMAT invece ci sono novità. No, adesso quello stiamo aspettando un attimo. Ok. Io penso che I conviene. 4 anni valgono dal prossimo anno, giusto? 4 anni valgono da quando No, partirà non il è quest'anno, quest'anno è ancora nella vecchia prossimo modalità. anno. Quindi non Esatto. bisogna fare confusione.
Non lo contate il test di quest'anno, di settembre, rispetto a quest'anno? Quest'anno, 6 settembre, vi sedete con queste cose che vi ho detto. Comunque ricordo a tutti, insomma, che poi insomma, il video in diretta verrà registrato, poi messo sul canale YouTube di CorrieroNick.it, quindi insomma se volete ripercorrere un attimo il video anche andando indietro, poi fra qualche ora insomma ve lo lasciamo lì e potete guardarlo su YouTube. E, se ci sono magari gli ultimi consigli che vuole dare, soprattutto alcuni ragazzi chiedevano quante simulazioni dovevano fare a settimana per avere insomma una sicurezza. Allora, dunque, il mio consiglio è questo. Studiare un po' di teoria e fare subito pratica. E poi, se riuscite, una simulazione al giorno, se no minimo 3 a settimana. Dovete cominciare a fare simulazioni. Per questo vi ho consigliato Arte Quiz Simulazioni, perché secondo me, quelli sono 13.500 quiz. Ve le costruite da soli e attenti a andare troppo, fatele su carta perché il concorso è sulla carta. Attenti a andare troppo nel web a cercare simulazioni, diciamo, assurde. Fate anche quelle con i quesiti già usciti, fate quelle, insomma, cercate un livello medio, né troppo facile né troppo difficile, non esagerate. Se no rischiate poi di andare dietro a cose troppo complicate che non sono reali. C'è chi chiedeva se la cultura generale era sostituita da logica. No, insomma, le domande rimangono, sono separate, però sono molto meno rispetto, più che Sono 4 di dimezzate. logica verbale e 5 di logica matematica. Forse nella matematica metteranno qualcosa di problem solving, bisogna vedere se fanno il quesito di matematica pura o sempre un pochino basato sulla logica. Comunque stanno andando su quesiti appunto di competenze, quindi osservazione di un grafico, non solo la domandina di sapere, ci sono anche quelli di conoscenze, però ci sono anche alcuni di competenze, Saranno più saper fare un direttamente. esercizio di chimica, cioè di applicazione. Quindi per Sì. questo dico fate pratiche e fate esercizi, che è la cosa fondamentale. Ragazzi, io penso che ci risentiamo in settimana, cultura generale non c'è più. E ci risentiamo in settimana così vediamo anche l'iscrizione nei particolari proprio tecnici. Se voi avete delle domande, noi abbiamo anche come Sapienza Orientamento in Rete il profilo Instagram. Ricordiamolo che Potete anche dobbiamo parlare continuare a prima, scriverci lì delle domande. nei prossimi giorni metterete un video, no? Se No, vorrà non c'è più ricordarlo. storia italiana, cultura generale non c'è. Per questo vi dico le cose cambiano in continuazione e io mi baso su quello che leggo, vorrei basarmi. Vi ricordiamo che nei prossimi giorni, quando metterete questo video sul profilo di Orienta Vicina alla Sapienza, stavo dicendo prima questo stesso. Vi dicevo che lì potete anche scriverci su Instagram e diciamo, vi daremo risposte particolari se avete qualche dubbio in particolare. E poi vi daremo tutte le. Vi mettiamo adesso il post e vi diciamo quando facciamo la diretta, e così potete vedere poi tutto il video nei particolari. Anche Perfetto, per allora perfetto, l'iscrizione, per qual è la scelta che dovete mettere. Va bene? Sì, le 4 domande di logica sono verbale, comprensione del testo, e poi 5, logica matematica. Per questo vi dico, studiate chimica e biologia. Sembra assurdo perché sono le mie materie, però non è il decreto, non l'ho fatto io, quindi è uscito con un pacchetto di chimica e bene, bene. biologia. È la prima volta nella storia che veramente sono tante domande, anche a veterinaria sono 19 e 19, 19 di chimica e 19 di biologia. A medicina e odontoiatria sono 23 di biologia e 15 di chimica, quindi un medico deve sapere la chimica e la Sì, biologia. diciamo Hanno che alzato questo pacchetto in modo importante, gli hanno dato sicuramente un'importanza forte, va saputa e va affrontata. Secondo me le vostre energie devono essere focalizzate lì perché a scuola si fa poco chimica e biologia, si fa scienze dove si fa di tutto un po'.
e matematica, fisica spesso la si studia già nel quinquennio sempre, ma secondo me lì è un pacchetto vincente, perché se voi quelle le fate bene arrivate a ben 57 punti, che non è poco. Marianna chiede qua, se può spiegare un attimo quali saranno le modalità per il corso ad agosto in Sapienza. Allora, iniziamo a metà luglio, volevamo iniziare. Iniziamo a metà luglio e facciamo sia esercitazioni pratiche appunto con gli studenti di medicina, sia con i docenti. Poi ad agosto facciamo sia online, per chi vuole rimanere online, sia in presenza. E tutte le discipline del bando, quindi aspettavamo il bando anche per organizzare i corsi. E vi lasciamo le registrazioni disponibili tutto il tempo fino al test senza problemi. E poi, come l'altro anno, insomma, siamo stati a vostra disposizione tutto il tempo che volevate. Anche con C'è domande, i docenti vi hanno aiutato come tutoraggio. chi chiede se secondo lei il Allora, a luglio sono online perché iniziamo con delle esercitazioni e poi invece in presenza, in Sapienza, si tengono in Sapienza. C'è chi chiede se il punteggio del test medio quest'anno potrà alzarsi, dati questi cambiamenti. Ma guardate, il punteggio si alza o si abbassa in base a voi. Se voi siete poco preparati e andate tutti male, scende. Se voi siete ben preparati, il punteggio sale. Se il test è difficile, casomai vedete che hanno ripescato con 29. Sta scendendo sempre di più perché gli studenti sono meno preparati. E prima era più alto, cioè non c'è un facile o difficile. Siete voi che lo vedete facile o difficile. È tutto relativo alla vostra preparazione. Per questo vi dico studiate, perché il momento che voi studiate e fate pratica, fate simulazioni, a quel punto, nel momento che fate simulazioni, poi vi andate a rivedere gli errori, vedete che cosa avete sbagliato, è lì che imparate e andate migliorando e poi diventate imbattibili e non vi viene l'ansia il giorno dell'esame. Allora, ragazzi, io vi ricordo che il video, la registrazione sarà sul YouTube di corrierunir.it, quindi se volete, insomma, rivedere quanto percorso con la professoressa potrete andare lì, lo pubblicheremo nel pomeriggio, quindi insomma tra qualche ora, e vediamo, insomma, monitoreremo la situazione e vi facciamo lì in bocca al lupo. Io ringrazio la professoressa Fatima Longo per essere stata con Dico noi. un'ultima cosa che vedo qui, per iscriversi al corso vai su orientamento in rete di Instagram e c'è il post con tutte le informazioni e poi se hai bisogno ci scrivi e ti mandiamo tutto. Scrivete sempre, ragazzi, insomma, le informazioni, le mail ci sono per questo, quindi continuate, insomma, scrivete, anche in redazione se volete consigli o delle informazioni, però, insomma, professoressa Longo è sempre disponibile, e scrivete, insomma, per il corso La Sapienza, perché, insomma, è un'università rinomata anche per questo. E io, professoressa, la ringrazio e chiudo la diretta e in bocca al lupo e buono studio a tutti. Ragazzi, in bocca al lupo per la fine degli esami, degli orali e dopodiché un giorno di riposo vi concedo e di corsa a studiare chimica e biologia. A Ciao a tutti. A presto e ci vediamo in settimana. presto. Arrivederci.